Il tempo scorre, anzi corre, ed è tempo, siamo ad agosto, ma è tempo di cominciare a pensare all'orto invernale. Allora io qui ho dei finocchi e dei broccoli, sono piantine acquistate, sono di orto mio. In questo video vi faccio vedere due tecniche particolari. La prima è la coltivazione no dig, ovvero quella che faccio io nel compost, vi faccio vedere la semplicità di una coltivazione del genere. Quello che vedete alle mie spalle è una montagna di compost. Questo è un compost di fungaia, e vedete, viene coperto quando non serve, però poi, quando è il momento, si scopre e la parte più asciutta rimane sopra, sotto la parte umida, è ricchissimo di sostanza organica. Per i funghi non andava più bene, però si può utilizzare benissimo per l'orto. Questo è il terzo anno che lo uso, quindi lo prendo sempre dalla stessa azienda, quindi sono sicuro che funziona bene. I vantaggi che dà un orto no dig rispetto a un orto tradizionale è una resa maggiore per metro quadro e una lavorazione inferiore. L'altra cosa di cui voglio parlare è un esperimento, lo sto facendo. Nel momento in cui vedrete questo video sarà stato portato a termine, quindi ve ne posso parlare con sicurezza e ve ne parlo dopo la sigla, se no è troppo facile. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Luigi del canale Un Orso in Campagna. Allora, di cosa vi volevo parlare? È buona norma, è buona prassi, prima di trapiantare le piantine, di fargli un bagnetto, scusatemi il termine, cioè un infuso di sostanze nutritive. Ora, se avete la borlanda in casa, va benissimo. Se avete lo stallatico pellettato reso liquido, va benissimo. Un altro concime biologico, nelle giuste proporzioni, va bene. Io però mi sono spinto oltre. Voi sapete che già un anno fa nel mio semenzaio ho iniziato a utilizzare l'humus di lombrico. Era una collaborazione con Biotica, un'azienda tutta italiana che produce humus di lombrico, e in questo video vi faccio vedere l'infuso che faccio con humus di lombrico puro. Mi è venuta questa idea perché non avevo in casa più la borlanda e non avevo il tempo di fare lo stallatico pellettato liquido. Avevo ancora uno o due taniche piccoline di humus di lombrico liquido e allora mi sono deciso di provare questo test. È un test costoso, mi rendo conto, ci sono sostanze organiche che costano di meno. Io avevo questo in casa ed è completamente biologico, ovviamente prodotto dai lombrichi, dalle deiezioni degli lombrichi, però è ricchissimo di sostanza organica. Permette alle piantine davvero di avere un boost enorme. Andiamo nel campo, vi faccio vedere un attimino come trapianto nella modalità no dig i cavoli, in questo caso i finocchi, e vi faccio vedere come faccio l'infuso di humus in lombrico. Ok, sono in ginocchio, quindi il mio terreno è proprio una cosa alla buona. Allora, vedete, io ho già fatto due filari. Si presenta così: comincio da questo, poi vi faccio vedere il trapianto, perché sennò fare il contrario non ha senso. Il discorso è molto semplice. Quando sono pronto per trapiantarle, io semplicemente le metto a bagno. Ecco, vedete, queste le ho messe a bagno un 10 minuti fa. Guardate come assorbono. Vedete, allora questo io lo riempio di prodotto quando ho dentro le piantine. Voi dovreste vedere, nel frattempo che io trapianto le piantine nel terreno, ci metterò un paio di minuti a piantina, loro praticamente assorbono tutto ciò che trovano. Io queste ieri non le ho innaffiate. L'humus in lombrico ha un colore marrone scuro, va sbattuto bene prima di utilizzarlo. Ora, ovviamente, comincio la messa a dimora delle piantine che vi erano prima dentro. Cosa fa l'humus in lombrico? L'humus in lombrico favorisce l'apparato radicale, minimizza lo stress da trapianto, apporta un'elevata quantità di sostanza organica, trattiene l'acqua, regola il pH del terreno. Perché ho fatto questo test con l'humus di lombrico puro? È costoso, vi dico subito che questo costa parecchio, vi lascio solo un'impressione del prezzo. Quindi, se avete un orto grande, mi rendo conto che è un impegno economico non indifferente, però io volevo provarlo questo test perché lo scorso anno, vi faccio vedere le immagini, non soltanto il mio faccino, quando ho fatto il semenzaio, ho fatto un test e ho seminato dei semi di lattuga direttamente nell'humus lombrico, quello classico, quello sfarinato. Voi guardate queste immagini, vi renderete conto della differenza abissale che ha avuto lo sviluppo del seme, quindi della piantina, rispetto a tutte le altre, nonostante che nelle altre zollette di terra ci fosse una quantità minima o media di humus in lombrico. Qui avevo fatto quattro file solo con humus puro, non ho mischiato nulla, le prime quattro file. Tutto il resto avevo fatto con l'aurum. Allora, guardate, soprattutto per quanto riguarda la lattuga, la differenza. Arriviamo qui. Abbiamo lattughe già sviluppate con foglie grandissime e lì abbiamo le lattughe tutte germinate, ma molto molto piccole. Questo mi ha fatto pensare alle potenzialità
dell'humus lombrico, in questo caso puro. Quindi andiamo avanti con i test. Nel frattempo, quando vedrete questo video, vi farò vedere anche il risultato delle piantine dopo 3-4 giorni dal trapianto. Allora, questa è una proda che sto finendo. Sono alla terza proda, ne ho 6 o 7 da fare. Prevedo di spendere circa 100-120 euro di piantine. Ogni piantina costa circa 35 centesimi, un plateau costa 2,20 euro. Ho speso una quarantina di euro e ho fatto 3 prode e mezzo, insomma, questa è la proporzione, giusto per rendervi conto un attimo delle spese. Allora, qui avevo i pomodori, tolti i pomodori, quasi tutti, il 90% ho lasciato i più belli. Cosa ho fatto? Ho tagliato l'erba, dopodiché ho steso 5-6 cm di compost nuovo, eccolo qua. Vedete, sotto c'è ancora la pacciamatura, la paglia dei pomodori, lascio tutto così, non pulisco, quindi da quel punto di vista è un risparmio di lavoro enorme. Cosa faccio semplicemente? Vedete come, guardate, io posso andare giù perché c'era ancora il compost dei pomodori, io vado giù di una mano, scavo il foro che a me interessa come profondità, semplicemente prendo la piantina, la metto, ecco qua, finito. Vedete qua in prossimità dell'ala gocciolante, guardate, qui ne ho fatte altre, qui ce n'è un'altra, devo finire quella proda fin laggiù, poi devo continuare a mettere il compost. Ne faccio vedere un'altra, ma giusto per farvi capire quanto è semplice coltivare con questa metodologia. Non uso attrezzi, uso soltanto un paio di guanti. Ecco qui, io vi parlo sempre di un orto familiare, non è una coltivazione intensiva, non le vendo, quindi riesco a fare una lavorazione minuziosa, accurata, a mano. Tolgo l'erba dove la trovo, dove non riesco a toglierla la lascio senza diventare matto. Ecco, vedete, lì è rimasta un po' di erba attaccata al pomodoro, ma mi interessa poco. Quindi queste sono le piantine che ho messo a bagno 2 minuti fa davanti a voi. Guardate come assorbono. E tutta salute questa. Allora ci rivediamo fra 3-4 giorni, vediamo lo stato delle piantine. Ovviamente il lavoro non è finito qui, bisogna mettere la pacciamatura, devo andare a acquistare la paglia, quindi non la vedrete alla fine del video. Bisogna innaffiare bene per i primi 2-3 giorni, non innaffio con l'ala gocciolante bensì con la canna, quindi vengo vicino e gli do un po' di acqua in modo deciso. Termino il video soltanto dicendovi una cosa: quali sono i nemici dei cavoli? Sostanzialmente sono 3 e bisogna agire subito, altrimenti noi non arriviamo neanche a novembre, le perdiamo tutte le piantine. Abbiamo le lumache, perché con l'arrivo dell'umidità dell'autunno loro vengono fuori e mangiano le foglie, le troverete soprattutto sotto le foglie, sono una piaga. Se si salvano le lumache, abbiamo la cavolaia, ecco, quella è la mazzata finale. La cavolaia è quella farfallina bianca che arriva, deposita le uova e tempo qualche settimana si schiudono. A quel punto dalle uova escono fuori le larve che mangiano tutto in pochissimo tempo. Per le larve, ma farò un video a parte, bisogna fare subito il trattamento in prevenzione con il Bacillus thuringiensis, che è una sostanza completamente naturale che attacca soltanto le larve. Andiamo in prevenzione, se la farfalla deposita le uova, come si schiudono, praticamente muoiono. Poi ci sono dei periodi per farlo a cadenza regolare, ma è una sostanza completamente innocua per tutto l'ecosistema, tranne che per la cavolaia. Ecco, l'ultimo rischio che c'è per il cavolo è la cimice assassina. Vi faccio vedere qualche immagine. Sono attratte dai cavoli, si riproducono sui cavoli e succhiano il nettare dalle foglie. Anche quelle bisogna sterminarle, magari con altri tipi di trattamenti, lo vedremo più avanti. Quindi 3 cose, ma soprattutto la cavolaia, quella è deleteria. Ci rivediamo fra qualche giorno. Sono passati 3 giorni da quando ho messo a dimora le piantine, quelle invernali, in questo caso sono finocchi, con, come avete visto all'inizio, con un ammollo di 10-15 minuti dentro l'humus lombrico puro. Ecco, tutti i giorni le ho bagnate praticamente, le ho innaffiate tutti i giorni con la pompa, non a goccia, come vi disse all'inizio del video, è una pratica che faccio sempre. Ecco, guardate, ma anche lì, vedete come sono messe? Sono tutte belle. Mi ha aiutato il clima oggi perché è coperto, non è caldissimo, comunque ieri c'erano 35 gradi. Ieri sera qualcuno era un po' mogia, ma gli ho dato la sua razione di acqua al tramonto. Ecco qua, guardate che belle che sono, anche lì. Dunque, queste sono le prime 150-180 piantine, ne occorrono altre 100 per finire il mio orto. Quindi sarò un totale di 250 piantine circa, 280. Ho lasciato i pomodori
che ancora sono in produzione. Praticamente ho lasciato di 120 piante, ne avrò lasciate una quindicina. A breve poi toglierò anche loro. Ecco, guardate. Sono tutte belle. Allora, tiro un po' le somme. È la prima volta che provo questo procedimento. Ombrico. Ovviamente se non avete l'humus in ombrico, anche perché ha un costo importante per un lavoro del genere, se avete la borlanda fluida va bene lo stesso. L'importante è idratare le piantine prima di metterle a dimora. Come vedete come sono belle su, ma bastano pochi minuti, giusto si immerge la piantina come vi ho fatto vedere dentro la soluzione, qualche minuto e poi si trapianta. È un procedimento molto semplice. Come dicevo, il primo anno che lo provo, penso che continuerò a farlo perché ho visto dei benefici importanti, insomma. Ora è vitale proteggerle dalla cavolaia, tra un po' arriverà la farfallina bianca, quindi andiamo subito di Bacillus thuringiensis. E stavo valutando con alcuni lettori l'utilizzo della zeolite con l'olio di neem. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici se vi fa piacere, ditemi un po' voi come fate per il trapianto, per evitare lo stress al trapianto. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona giornata.